Bentrovati, amici, ad Emozioni d'Arte. Quest'oggi vi racconterò di Rosalba Carriera, come accennato in Facebook. Rosalba Carriera è una di quelle donne artiste che suscita sempre fascino ed ammirazione. Figura chiave dell'arte italiana del Settecento. È stata, a mio avviso, e continua ad essere, un talentuoso esempio femminile di affermazione anche oltre confine per la pittura veneziana. Sì, perché Rosalba Carriera era nata a Venezia. Come artista non riuscì a padroneggiare i colori ad olio stesi a pennello, come a quell'epoca era certamente molto più frequente, ma fu una fuoriclasse nell'uso dei pastelli, tecnica che rappresentò la sua distinzione. L'impavida carriera non incarnò mai la figura tipica della dama settecentesca che potremmo immaginarci, come la Venezia di quell'epoca ci indurrebbe ad immaginare. Chiaramente visse quel periodo, ma la sensazione che fu saggiamente arguta nel coglierne più gli indotti che le eclettiche maniere settecentesche. Rosalba crea due diversi generi di ritratti che diventarono un must nella sua produzione, furono prevalenti come soggetti. Realizzò un filone di ritratti dal vero, per cui esiste il modello che posa e che Rosalba ritrae, ed un filone di ritratti di genere. Realizza così delle allegorie mitologiche, stagioni, muse, che diventarono ben presto oggetto del desiderio di committenti raffinatissimi. Oltre che rivoluzionaria nell'aver scelto una tecnica allora in abbandono, come la tecnica dei pastelli, e ad essersi specializzata quasi unicamente in questi generi di ritratti, la carriera lo fu anche per l'audacia delle donne che ritraette. Lascia di loro scoperte le parti del corpo, molto più di quello consentito per l'epoca. Questo è stato un suo punto di forza enorme. Le nobildonne e i cavalieri si regalavano ritratti discinti per desiderio e diletto. Tutto ciò che era vietato nello stesso tempo era di grande attrazione. Molta della sua produzione riguarda l'aristocrazia d'Europa. Viene assunta come ritrattista ufficiale nelle più importanti corti. Ritrae re, principi, principesse, dame di ogni nazione. Vorremmo forse per qualche ora vivere nella Venezia di quel tempo per cogliere alcuni foresti gentiluomini in transito, desiderosi per vanità di farsi ritrarre dalla carriera con abiti tipici e maschere locali. E quindi Rosalba Carriera fu pittrice ritrattista, ma esordì come miniaturista italiana. Nacque a Venezia il 7 ottobre del 1675 da una famiglia benestante. Suo padre, Andrea Carriera, era funzionario della Repubblica della Serenissima. Sua madre, Alba Foresti, era una stimata merlettaia. Educata in famiglia a coltivare le arti a cui erano destinate le ragazze di quel tempo, Rosalba, insieme alle due sorelle, Giovanna e Angela, studiò musica, imparando a suonare il violino. Apprese la letteratura e le lingue straniere, le arti della pittura e del ricamo. Iniziò il suo cammino artistico realizzando modelli di pizzo per la madre. Da ragazzina, prima di essere in età per lavorare con il padre,
Ebbe per maestro il pittore d'arte sacra e ritrattista Gian Antonio Vucovicchio Lazzari, un nome certamente non particolarmente noto nella pittura, o perlomeno nella pittura più popolare, più conosciuta, ma un pittore di nicchia, un ritrattista di nicchia di arte sacra, Gian Antonio Vucovicchio Lazzari. Purtroppo però per il lavoro del padre di Rosalba molto spesso la famiglia era costretta a cambiare la residenza e a spostarsi dalla laguna alla terraferma, in quanto suo padre era impiegato della Cancelleria della Repubblica di Venezia. Ciò costringeva la giovane allieva a tralasciare l'apprendistato iniziato presso il maestro Lazzari e a riprenderlo soltanto appena fece ritorno in maniera più stabile per perfezionarsi nei suoi studi prediletti, specialmente nell'esordio della miniatura, nella quale riuscì in modo eccelso. Ci ritorneremo tra poco su questa particolare arte della miniatura. E scopriremo cosa Rosalba fu capace di realizzare. Aveva soltanto 14 anni quando frequentò la bottega di Giuseppe Diamantini, un altro pittore marchigiano di formazione bolognese. Apprese anche le lezioni da Antonio Balestra, pittore e incisore romano, che si trasferì a Venezia nel 1690. Nonostante non si abbia la certezza di un rapporto dichiarato tra maestro ed allieva, il Balestra ebbe sicuramente un ruolo nella scelta di Rosalba nel superare i limiti della miniatura e per concedersi ai pastelli e ai ritratti. Rosalba si dedicò molto presto, quindi, e totalmente allo studio della pittura, e con la sorella Giovanna, una delle due sorelle, decise di non sposarsi, proprio per dedicarsi appieno a questa passione che divenne il suo mestiere. Con la diffusione del tabacco da fiuto a Venezia, e l'Oriente su questo ha certamente influito, facendo diventare la diffusione del tabacco un'usanza molto in voga anche fra le signore, Rosalba iniziò a dipingere miniature per i coperchi delle scatole da tabacco e per i cofanetti adoperati per il deposito dei gioielli. Riproduzioni di figure di damine graziose, contadinelle e mitologie femminili divennero la sua fortuna. Fu la prima artista a dipingere sull'avorio e sull'osso. Da alcune annotazioni trovate nella corrispondenza che riceveva e che Rosalba altrettanto inviava, di cui ne faceva sempre una copia, si hanno notizie certe che nel 1700 Rosalba dipingesse su scatoline da tabacco da fiuto per rivenderle ai turisti. Quindi non solo per diletto o per esercitazione, divenne il suo mestiere. La diffusione internazionale anche di questi cofanetti e di queste tabaccherie ne fu assicurata e anche, possiamo ben comprendere, una cospicua e quasi gratuita autopromozione. Divenne presto famosa per la delicatezza delle sue miniature realizzate su questi cofanetti in osso e in avorio, ma cominciò ad eseguire anche ritratti di personaggi importanti, facendo rinascere l'arte del pastello, che lei sapeva usare con tanta maestria, tanto che l'incarnato dei visi e delle mani destasse emozione. Eppure, dobbiamo tenere in considerazione che la mentalità dell'epoca riteneva in maniera quasi esclusiva che le miniature fossero le realizzazioni pittoriche più idonee
ad essere realizzate per l'appunto da una signora. Ciononostante, Rosalba, incurante della mentalità conformista e restrittiva anche della Venezia settecentesca, continuò a dipingere per ritratti eleganti e delicati e proprio grazie a questi sarebbe presto divenuta un'artista ancora più apprezzata, esclusiva e notoriamente richiesta in tutta Europa. I primi lavori eseguiti a pastello si collocano già nel periodo giovanile, in cui la fanciulla frequentò quelle famose botteghe di Giuseppe Diamantini e di Antonio Balestra. La scelta di far rinascere la pittura a pastello su carta ormai era una tecnica decaduta da molto tempo e quasi dimenticata, diciamocelo, ma questa scelta fu supportata dall'amicizia anche che Rosalba ebbe con Antonio Maria Zanetti, conosciuto dai collezionisti a livello internazionale e che sicuramente avallò la scelta tecnico-artistica di questa giovane artista. I pastelli, matite colorate, una tecnica che ben delineava i fattori estetici del nascente gusto rococò, con le sue ciprie, le sue rese candide per il derma e per i nei. I nei, quest'arduo e spiccato simbolo di contrasto che donne soprattutto utilizzavano per contrastare la pelle pura ad un minuscolo peccato voluttuoso. Questo rappresentava il nero, un elemento simbolico altamente voluttuoso e se vogliamo anche un po' malizioso, eppure tanto ricercato. L'essere donna probabilmente fu la fortuna della pittrice che proponeva i suoi ritratti, poiché da donna sapeva scrutare l'animo della persona che aveva di fronte, facendone trasparire l'astuzia e l'arguzia, o la diplomazia di quel politico, la furbizia o la celata civetteria di quella moglie o compagna dell'alto funzionario. Nel 1705, sfruttando l'amicizia del suo amico inglese Christian Cole, venne ammessa all'Accademia Nazionale di San Luca a Roma, presentando come saggio artistico la miniatura della fanciulla con colomba, un'opera che facilmente è trovabile su internet, chiaramente con la sua immagine. Non dimentichiamo che all'Accademia Nazionale di San Luca a Roma ebbe accesso, prima di Rosalba Carriera, anche Artemisia Gentileschi. Molto singolare per Rosalba l'occasione in cui eseguì il ritratto del re Federico IV di Danimarca a proposito di aristocratici d'Europa e di un'Europa chiaramente molto, già molto ampia a quel tempo. Il sovrano soggiornò in incognito a Venezia nel 1708 per alcuni mesi. Si fece ritrarre da Rosalba Carriera e commissionò poi alla stessa il ritratto di tutte le più belle dame della città. Nel 1716 Rosalba conobbe il famoso critico ed esperto d'arte Pierre Croizat. Quando venne a mancare il padre, pochi anni dopo, lui la invitò a trascorrere del tempo a Parigi. La carriera che, come vi ho enunciato prima, non si sposò mai, giacché ebbe anche un forte legame affettivo e professionale con la sorella Giovanna, decise di portare nella capitale francese tutta la famiglia, le tre sorelle, un cognato e la madre. A Parigi venne accolta calorosamente dai circoli artistici ed intellettuali, in particolar modo da Antoine Watteau, noto conoscitore di quadri, che divenne suo amico e per il quale realizzò un famoso ritratto. Rosalba Carriera e Pierre Croizat furono in gran parte responsabili dello sviluppo del Rococò in Francia. Il 1716 fu anche l'anno in cui venne accolta nell'Accademia Reale di Pittura e Scultura di Parigi,
un ingresso per nulla comune alle artiste. Ma il segreto fu nel talento. La pittura di Rosalba, seppur lontana dalle regole accademiche, riuscì ad influenzare profondamente il modo di ritrarre nella Francia del Settecento. A Parigi tenne un diario, dove annotava con grande precisione tutti i fatti avvenuti durante il suo soggiorno. Scriveva nel diario il 26 ottobre del 1716: mi fu data la lettera dell'Accademia e la nuova di essere stata ricevuta a piene voci senza essere stata ballottata. Ed ancora scrive: 9 novembre, andata per la prima volta all'Accademia, dove Mr. Coppée, primo pittore del re, fece un breve ringraziamento agli accademici, i quali mi accolsero con la maggiore cortesia. A Parigi fece ritratti a tutta la famiglia reale, giungendo a ritrarre perfino il re di Francia Luigi XV. A riguardo, sempre nel suo diario, alla data del 1 agosto 1720, si legge: ebbi ordine da parte del re di fare in piccolo il ritratto della duchessa Ventadour, ed in questo giorno ne cominciai uno piccolo dello stesso re. Riconosciuta e stimata da grandi mecenati che apprezzavano le sue opere, quali Massimiliano II di Baviera, Augusto III, re di Polonia, Rosalba viaggiò molto e per l'appunto fu accolta da numerose corti, riscuotendo anche meriti e riconoscimenti. È il 1721, quando rientra in Italia per 4 mesi, soggiorna presso la corte del Ducato di Modena, ritraendo a pastello tutta la famiglia. Nel 1735 si trasferisce a Vienna, alla corte degli Asburgo, dove lavora alacremente per ritrarre tutta la famiglia. Era riuscita in pochi anni a conquistare le attenzioni di collezionisti d'arte, di diplomatici e di sovrani, discostandosi decisamente dallo stereotipo comune della donna frivola. Con la sorella, con Giovanna, fondò a Venezia una sorta di circolo culturale a cui appartennero personaggi di spicco dell'ambiente artistico-letterario, tra cui pittrici che divennero anche sue allieve, quali Felicita e Angioletta Sartori, Marianna Carlevaris, quest'ultima figlia del noto pittore vedutista Luca Carlevaris. Fece parte di questo circolo anche la contralto Faustina Bordonias, la poeta Luisa Bergagli, la ballerina Barbara Campanini, la contessa Caterina Sagredo Barbarigo, donne emancipate e progressiste che conquistarono le libertà negate alle donne di quei tempi. Viaggiatori stranieri in visita a Venezia, figli di nobili e diplomatici, principi e principesse le commissionavano ritratti e si recavano presso il suo modesto studio per ammirarne i capolavori. A Venezia fece appunto quel ritratto di Federico III di Danimarca, ma anche quello del duca Carlo di Baviera, del principe di Mecklenburgo. La fama internazionale si deve clamorosamente ai ritratti dei forestieri, soprattutto quegli inglesi come Lord Boyne o al Duca di Newcastle, che soggiornavano a Venezia per vivere l'euforia del carnevale più famoso del mondo. Riportando in patria questi pastelli raffinati per cromie, leggerissimi per realizzazione, intessuti di sottile interpretazione psicologica e sapientemente orchestrati tra moderata idealizzazione e perspicacia fisionomica, decretarono il successo della pittrice in tutta Europa. Curiosa l'abitudine della pittrice di fare la copia anche di tutti i dipinti eseguiti a partire dal 1720. Questo fece in modo che alla sua morte Rosalba Carriera lasciasse una collezione incredibile dei volti ritratti più noti del suo secolo. È noto che Rosalba si affidasse alle sue allieve migliori, tra le quali la sorella Giovanna, oltre che a Marianna Carlevaris e a Felicita Sartori, per realizzare queste copie degli originali, repliche sulle quali interveniva per il tocco finale. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Rosalba Carriera venne colpita da una malattia agli occhi.
il mai riuscito intervento la portò alla cecità, terribile per un artista. Impazzì per la privazione della vista. Questa condizione minò profondamente e indiscutibilmente la serenità della pittrice, che poco tempo prima aveva perso anche l'amata sorella Giovanna. Rosalba morirà a Venezia, poco più che ottantenne. Fu sepolta nella parrocchia di San Vio il 15 aprile del 1757, lasciando con i suoi ritratti leggeri e vaporosi la testimonianza degli ultimi bagliori della grande stagione veneziana, destinata di lì a poco a concludersi. Le opere di Rosalba che suscitarono più curiosità furono certamente i suoi autoritratti, perché dimostrano lo sviluppo psicologico e morale dell'artista. Si ritrasse dalla giovinezza alla vecchiaia. Alcuni di questi autoritratti sono conservati e visibili a Venezia, al Museo del Settecento di Carezzonico e alle Gallerie dell'Accademia. Sono a Rovigo, presso l'Accademia dei Concordi, e a Grosseto, presso il Museo Civico di Castel del Piano. Altri ritratti fanno parte di collezioni come quella reale dei Windsor, altri ancora sono custoditi alla Pinacoteca di Dresda. L'aspetto più apprezzato dei suoi dipinti fu il modo unico di immortalare i volti e le espressioni minuziosamente in piccoli formati, come se riuscissi a leggere e a capire le persone che ritraeva. In qualche modo l'arte della miniatura e della minuzia persisteva anche nella resa autentica e profonda di questi volti. Una peculiarità dei ritratti e degli autoritratti di Rosalba è appunto l'indagine psicologica del personaggio che si manifesta attraverso i suoi tratti delicati. I suoi dipinti appaiono come studi incorniciati da un profondo realismo, nei quali è possibile riconoscere emozioni e personalità. Il pastello si prestava molto bene alla ritrattistica, grazie alla possibilità tecnica di sfumare e di dare tocchi vivaci ai volti. Nei suoi autoritratti la carriera appare spesso malinconica, ma allo stesso tempo fiera e orgogliosa. Dedicò tutta la sua vita alla carriera, appunto, e seppur soffrendo di solitudine affettiva, sapeva di avere un grande ruolo nel mondo dell'arte. La sua arte fu sempre molto fedele a se stessa e non conobbe mai una decisiva evoluzione o dei drastici cambiamenti. Col passare del tempo, con i suoi duplicati, aveva formato una piccola galleria e oltre alle copie c'erano parecchi medaglioni di figure storiche che il re di Polonia, Augusto III, volle acquistare e che oggi sono custoditi alla Pinacoteca di Dresda. Una collezione che non ha eguali in tutto il mondo. Come vi dicevo, le opere di Rosalba che suscitarono più curiosità furono i suoi autoritratti. Qui ne vediamo insieme due, dei quali tra poco vi parlerò. Questi autoritratti sono un racconto interiore, un arco di tempo che attraversa quasi 37 anni di operato, nel quale il volto della pittrice si modifica. Conosce le primordiali gioie dei successi e la tarda tristezza nel vedersi appassire lentamente, senza mai aver provato quell'amore che ti sconvolge i piani e ti fa mollare tutto ciò in cui credi per seguirlo. Rosalba si è ritratta nella giovinezza spensierata. Guardiamo insieme il quadro del 1715 a sinistra e conservato agli Uffizi di Firenze, dove l'autrice rappresenta se stessa mentre dipinge la sorella, fino a giungere al dipinto di destra, datato post 1746 e conosciuto anche come La Tragedia, conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. In questo dipinto traspare il malessere di Rosalba, fisico e interiore. Il volto è invecchiato e rigido, duro, dagli occhi tristi. Indossa sui capelli una corona di alloro. È ancora in quest'opera che è evidente il suo dolore e la sua delusione, dopo quell'intervento alle corna non riuscito e per il quale le complicazioni sopraggiunte aggravarono la sua cecità.
Nei suoi ritratti femminili le pose sono delicate, era molto sensibile nel riprodurre le pieghe degli abiti, la morbidezza dei tessuti, le perle, le trine, i merletti. Beh, le loro arti le aveva apprese già in tenera età. Non dimentichiamo che era figlia di una stimata merlettaia. Nel 1838 il critico d'arte Tommaso Locatelli lesse un elogio nei riguardi di Rosalba all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Così si pronunciò: questa maniera di dipingere, fra gli altri suoi pregi, ha singolarmente quella della morbidezza nella carnagione, in modo che i nudi così dipinti riescono appunto a chi li vede come se fossero carne vera, e vive forme impastate dalla mano stessa della natura. Lavoro in vero difficilissimo, ma condotto dalle maestre dita della valente Rosalba al sommo grado di perfezione. E giungiamo alle nostre opere in visione. Da sinistra, l'autoritratto con il ritratto della sorella, opera datata tra il 1708 e il 1709, un pastello su carta delle dimensioni di circa 50 per 70 centimetri, conservato a Firenze presso la Galleria degli Uffizi. Questo primo autoritratto è stato il primo ad essere eseguito a pastello. L'artista si ritrae che ha 35 anni circa e ritratta con un misto di timidezza e di orgoglio professionale mentre dipinge il ritratto della sorella Giovanna, la cui testa, invece di essere rivolta verso la pittrice, guarda verso l'esterno. Rosalba si ritrae in attitudini professionali, volgendo verso lo spettatore il ritratto della sorella. Rosalba è infagottata nel soprabito da pittore, ingentilito dagli inserti in pizzo del vestito, sembra irrigidita nella convenzionalità della posa, mentre con il portalapis in mano, a differenza di altre pastelliste che nei loro ritratti hanno in mano la cassetta con i vari riquadri contenenti i pastelli, Rosalba indugia con discrezione sul ritratto della sorella, quale unica apparente nota di vanità. Tra i capelli è appuntata una singola rosa bianca, alla latina, una rosa alba, garbato riferimento al nome della pittrice, Rosalba. L'autoritratto degli Uffizi è stato ritenuto una delle poche opere dipinte a pastello che ci sia rimasta della prima attività della pittrice, che usa qui una materia compatta e molto acquerellata, insistendo nel disegno. Vedete come è molto definito, sia nella resa del costume, dell'abito, ma anche nel volto. Il pastello degli Uffizi è quindi un doppio ritratto familiare e professionale al contempo, allo scopo di includere anche la sorella, pittrice e poetessa, nella famosa Galleria Fiorentina degli autoritratti, dalla quale la carriera aveva ricevuto il prestigiosissimo incarico di realizzare il proprio autoritratto. Era una galleria, una sala della galleria nella quale confluivano gli autoritratti dei migliori pittori di ogni epoca, soprattutto a partire dal Rinascimento. Veniva chiesto proprio a pittori e a pittrici, molte meno, di realizzare il proprio autoritratto a testimonianza del proprio passaggio e del proprio operato. La sua immagine veniva così ad affiancarsi all'interno della galleria a quella di altre donne artiste, fra le quali Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani e le venete Marietta Tintoretto e Chiara Varotari. Fa evidenziare inoltre Rosalba in questo dipinto una sua particolare abilità. Col pennello, vedete, indica il difficile ricamo che orna al collo la veste della sorella. Un'abilità che, come detto, aveva conosciuto sin da piccola, quell'arte del ricamo. Anche il pennello pare adoperarsi come un ferro da lavoro. Leggerezza e mobilità di tocco, estrema attenzione al mutare della luce, sottile psicologia. Questo sembra dirci la carriera. I suoi ritratti risultano sempre vivi, non appesantiti dalle rigidità, talvolta di alcune pose, e i colori sembrano cangianti. Invece,
L'autoritratto che vediamo a destra è un autoritratto di Rosalba datato post 1746. È di piccolissime dimensioni, 31 per 25 centimetri, un pastello su carta conservato a Venezia presso le gallerie dell'Accademia. Qui la vicenda è un'altra, perché il tempo è un altro. Sono trascorsi circa 30 anni dall'autoritratto con sua sorella. Questo pastello era appartenuto alla collezione dello scultore Antonio Dalzotto. È stato acquistato dallo Stato per le gallerie dell'Accademia di Venezia nel 1927, esercitando il diritto di prelazione per 14.000 lire nei confronti del commendator Giovan Battista Del Vo, direttore della Banca Commerciale Italiana Venezia. Lo storico Malamani sottolinea che l'esiguo prezzo di acquisto di quest'opera rispetto al suo reale valore, che all'epoca si stimava essere più del doppio, era correlato ad una specie di combinazione particolare d'affari fra il commendator Del Vo e gli eredi dello scultore. L'autoritratto della pittrice, col capo cinto di foglie, sarebbe stato regalato da Rosalba all'allieva Felicita Sartori e successivamente passato per legato al fratello di questa, Gian Battista. La carriera raffigura se stessa non come vorrebbe, ma come sa di essere ora. Una donna di poco più di 70 anni, anziana, stanca, con gravi disturbi alla vista. Lo storico Adriano Mariuz scrive: il sorriso è svanito, lo sguardo, che di lì a poco si sarebbe spento per la sopravvenuta cecità, evita quello dell'osservatore, per seguire un interno fantasma. Nel trapasso dalla luce all'ombra, Rosalba, giunta alla fine della sua attività, sembra aver scoperto e fatto proprio qualcosa del segreto dei ritratti di Rembrandt. Rosalba, ribadendo la sua primaria aspirazione figurativa per il più concreto realismo, si rappresenta qui con una severità quasi crudele ed indulge negli aspetti meno gradevoli e attraenti del suo volto invecchiato, scevro di quella nota grazia del rococò. I lineamenti sono cadenti, gli occhi gonfi, la piega della bocca è amara e i radi capelli grigi amplificano il tono doloroso e drammatico del momento vissuto. In quest'opera pastello è abolito drasticamente il ruolo dell'abbigliamento, che era particolarmente caro all'artista, lo abbiamo visto 30 anni prima, e tutta l'attenzione si concentra sul suo volto. Le tonalità scure, le luci indefinite che non staccano il volto dal fondo contribuiscono a creare l'impressione autentica della tristezza, del dolore. Antonio Maria Zanetti, ricordate, quell'amico contemporaneo della pittrice, trasmette a suo figlio delle sensazioni, degli scritti, e per questo Antonio Maria Zanetti il giovane riporta che il dipinto, questo, sarebbe stato eseguito da Rosalba pochi anni prima di cadere in un intero abbagliamento della ragione e sarebbe stato definito dalla stessa la tragedia, intendendo il pensiero che Rosalba doveva finire tragicamente, quindi un presagio alla sua incombente cecità. La corona d'alloro, penso che voglia sottolineare per l'autrice la sua condizione di virtuosa della pittura per l'eternità. L'alloro è anticamente e simbolicamente legato al concetto di eternità, di immortalità della fama e del sentimento. All'inizio degli anni 90 dello scorso secolo, gli storici Cecilia Mal e Simone Pelizzoli hanno analizzato l'opera, evidenziando che il pastello è stato dipinto su di una carta apparentemente azzurra, sottile e ruvida, incollata su cartone. La gamma dei colori impiegati dalla pittrice mostrano una tavolozza molto complessa, in cui compaiono un nero opaco e polveroso, un nero lucido corposo, un bianco corposo e un bianco polveroso, un grigio chiaro, un azzurro chiarissimo, due diverse tonalità di rosa, un rosa chiaro e un rosa marrone, e cinque tipi di marrone, dalla terra d'ombra naturale a quella bruciata, al marrone grigio, al marrone seppia fino al marrone rosato, due tipi di verde, quello scuro e quello marrone. Inoltre, questi
Storici hanno rilevato la presenza di un disegno preparatorio a matita nera e di una caratteristica esecutiva generale di sfumato, con tratti veloci nei capelli, con una tecnica rapida di effetto. A proposito della tecnica, ritorniamo alle miniature. Pensiamo, per le miniature Rosalba fu la prima ad utilizzare l'avorio come base, dando all'opera una particolare e raffinata lucentezza. Andò controcorrente rispetto agli insegnamenti accademici, rifiutando le regole secondo le quali la miniatura doveva essere realizzata con tratti brevi e ben amalgamati, e preferendo la sua di tecnica, cioè nell'adozione di un tratto veloce tipico della scuola veneta. Per i disegni, invece, per i suoi ritratti, nella maggior parte delle volte non crea disegni preparatori o delle bozze, ma immette direttamente il colore sul supporto. La sua straordinaria capacità di sfumare il colore di passaggi delicatissimi di variazioni tonali rendono i suoi ritratti pervasi di una delicatezza e di pura luce, in una ridotta dimensione, tutto rigorosamente a pastello. Non abbiamo alcun testo pittorico riconosciutole o storicamente provato che avvali l'ipotesi anche di una carriera pittrice ad olio. Anche se ad onor del vero non vi sono neppure delle esplicite indicazioni contrarie. Il rapporto epistolare tra un'amica di Rosalba Carriera, Antonio Zanetti, della fine degli anni 40, non solo ci aggiorna sulle condizioni di salute della pittrice anni 40, chiaramente del Settecento, non soltanto ci aggiorna sulle condizioni di salute della pittrice, ma ci aiuta a cogliere il suo intimo smarrimento che viene materializzato nell'autoritratto delle gallerie dell'Accademia. Le parole della pittrice nella lettera scritta il 2 gennaio del 1750 all'amico Pierre Jean Mariette sono molto chiare. Scrive Rosalba Carriera: interamente priva di vista e niente più vedo, come se io fossi del buio della notte. Pensa lei che rincrescimento sarà non poter vedere il suo bel libro di incisioni. Ne godrà la mia sorella, i suoi, i miei amici, che ne sono impazientissimi, ed io ne avrò solo il piacere di sentire cosa dicono. Parmi già udire le approfazioni e gli applausi e tutta quella lode che si può aspettare per una sua produzione, cosa lieta. Di fatto, quella totale perdita della vista tolse a Rosalba la sua principale ragione di vita. Sempre restando nel buio della notte, visse ancora 7 anni, terribile. Il suo più appassionato collezionista fu certamente Augusto III, re di Polonia, che nel Palazzo Reale di Dresda, come vi dicevo, raccolse più di 100 opere attribuite alla pittrice e alle sue allieve. Se nei ritratti per i suoi committenti, oculatamente Rosalba Carriera installa una misurata lusinga, nei suoi autoritratti la pittrice si scruta senza artifici, non mascherando la sua scarsa venenza, concependo opere di sconcertante modernità e di forte pathos. Ormai settantenne, nei successivi anni la pittrice si sottopose, pensiamo, a 3 operazioni agli occhi per tentare di recuperare la serenità nell'ultima vecchiaia. Furono tentativi vani che l'addolorarono moralmente, quasi a farle raggiungere la follia. Il nome Rosalba nasceva dal primo bagliore di luce che spalancava il cielo a un nuovo giorno, che gli antichi romani chiamavano Lux Alba. Eppure in quel nome, quasi fatto di luce pura, il destino beffardo, come un amante tradito, sa dove colpire con maggiore forza, al centro della più intima vulnerabilità dell'amato. Di tutte le sventure che potevano accanirsi contro di me, questa è la più ingrata. Il fato mi priva del senso necessario alla mia vita, più del respiro, più del sostentamento, pur anco dell'amore. Io, che attraverso lo sguardo ho fatto fiorire le carte, ho donato il volo alle aspettative senza ali dei miei committenti, ho trasformato uomini in dei e donne in regine, ho reso uomini principi e re. Io, che con i miei pastelli ho regalato illusioni di immortalità,
Ora sento che mi viene meno lo strumento perfetto, la vista. Queste sono le parole con cui Valentina Casarotto, all'interno del suo romanzo intitolato Il segreto dello sguardo, fa rivivere in forma diaristica la straordinaria pittrice dell'Evanescenza settecentesca, Rosalba Carriera. Grazie amici per l'ascolto. Continuiamo a ritagliarci alcuni momenti di pittura, di arte, di storia, in attesa di ritrovarci. Alla prossima con una nuova emozione d'arte.